Faccio la differenza, quindi chiamatemi guerriera. Sigla. Ciao raga, io sono Chiamatemi Guerriera e questo è il mio canale oggi. Che video c'è? Video tag. E sono qui in compagnia con Sally. Aia! Oh! Oh! Hai fatto spaventare. Allora, sono in compagnia... Bene! Non è vero. Sono in compagnia di Sally e faremo insieme questo video tag. È stato creato da Lady B, l'angolo di Lady B. E... a me mi ha taggato The Fashion Style. Procediamo. Inizi con le prime domande. Lei mi leggerà le domande e io vi risponderò. Mamma, okay? Che scrittura che c'ha. Qui ci vuole l'interprete. Dovevo fare il medico, ragazzi. Maronna mia. Vai. Allora, se domani dovessi lasciare il paese e dovessi portare con te solo una valigia, cosa porteresti? Allora, io porterei i vestiti per il cambio, perché poi non è che ci può stare tanto in una valigia solo, per il cambio, lo spazzolino e il dentifricio, il bagno schiuma, shampoo, quelle cose per lavarmi, l'asciugamano per asciugarmi, il profumo, il deodorante, il trucchino. La Nutella, il trucchino perché non mi trucco. La Nutella obbligo. Nutella e cucchiaio. Ah, è la mia forchetta, perché io mangio solo con una mia forchetta personalizzata. È vero, roba da matti, ma è vero. Qual è la cosa che non rimanderesti mai a domani? Quando c'è da pagare qualcosa, io non rimanderei mai a domani perché poi mi sale l'ansia. Se potessi scegliere di non sentire più paura o di non provare mai più dolore, cosa sceglieresti? Allora, sono entrambe. Allora, la paura serve perché ti frena in tante cose. Direi il dolore, non provare dolore. Preferisci essere sovrappeso e brava a letto o magra e mediocre? Ma cosa c'entra? Sei bravo o non sei bravo? Pure quelle grasse riescono a essere brave. Anche quelle magre si riescono ad essere brave. Quelle grasse possono dimagrire, quelle magre possono imparare. Cioè, anche io preferisco essere come sono, perché vado bene. Se potessi rivivere gli ultimi 5 anni della tua vita, cosa faresti diversamente? Niente, io farei tutto quello che ho fatto. Rifarei tutto quello che ho fatto. In quale fantasia ti immergi ascoltando la musica? Di stare sopra un palco e cantare a una folla di gente, perché io sono stonatissima e mi piace cantare. Qual è la sensazione più bella che provi nel corso della tua giornata e in quale contesti la provi? Allora, il momento più bello della mia giornata è quando siamo tutti e tre assieme in casa e che magari ci guardiamo un film, che stiamo assieme, che chiacchieriamo, che ridiamo e scherziamo noi tre e il nostro cagnolino. Se qualcuno ti desse $5,000 per trascorrere un anno sabbatico, come impegneresti il tuo tempo? Cioè, in pratica è un anno sabbatico quando non fai niente? Sì. Ah, ok. No, io quei soldi lì li investo, mica so pirla. Pago le cose che ci sono da pagare e poi quello che avanza, un viaggettino, una crociera che non ho mai fatto, noi tre ovviamente. Se sapessi che dover partire per la guerra tra un mese, che cosa faresti? Beh, di certo starei con mia mamma, mio marito, il mio cane, tutto il tempo. Mi assoporerei tutti questi giorni perché poi... questo mese, perché poi non sai cosa vai incontro. Qual è una cosa che tutti dovrebbero capire? Che la vita è breve e non bisogna sprecarla in cazzate.
Riusciresti a seguire il tuo stesso consiglio? E certo, pienamente, tutti i miei consigli che mi do io me li seguo tutti, anche quelli che do agli altri li seguo lo stesso anche io. Che cosa speri che tutti pensano di te? Tutti sarà sempre impossibile perché ci sarà sempre qualcuno che magari avrà il suo pensiero. Comunque che io sia una persona brava. Che cosa temi che tutti pensino di te? Il contrario? Che sia una persona cattiva, perfida, maligna. Credi che la sofferenza abbia uno scopo? Sì, la sofferenza serve nella vita perché ti aiuta a crescere e a capire cos'è la vita. Che cosa vorresti che ti riuscisse più facile? Fare tanti soldi, soldi, applaudi. Hai fatto perdere il segno e tira via sta affare come faccio a leggere? Vai. Se dovessi ritrovarti a trascorrere un sabato in solitaria, cosa faresti? Se fossi da sola, cosa farei? Mi metterei, non so, sul divano, come al solito, magari a mangiare qualcosa, la pizza, pizza e patatine, e un bel film con una bella Coca-Cola fresca. E buona serata, ragazzi, che ve lo dico a fa. Qual è una cosa semplice che ti rende felice? Una cosa semplice che mi rende felice? Giocare col mio cagnolino. Ogni tanto fagli qualche dispettino, ma fagli tante coccole. Qual è quella cosa che vorresti fare ma che ti spaventa? Magari tipo le montagne russe, perché io soffro di vertigini e quello mi spaventa un po'. Vai. Prima di affrontare una conversazione, fai le prove? Allora, se devo dire un pensiero a una persona, no, parto diretta, cioè no, glielo dico. Dico quello che penso, esplicitamente, senza peli sulla lingua. Se devo fare qualche video su YouTube, la cosa cambia, perché magari mi capita anche di fare le papere che non ve le faccio sentire per tutelarvi, non per tutelare me, per tutelare voi. Spaventereste. E per YouTube ogni tanto faccio le prove, sì, come un'attrice, yeah. Via. Se dovessi scegliere di trascorrere il resto della tua vita con quattro persone, chi sceglieresti? Allora, compresa me, mia mamma, mio marito. Scusami, compresa me, sono già uno. O no? O devo prendere altre Devi scegliere quattro, vuol quattro? dire Quindi che ne siamo scegli. in cinque? Siamo? Tu ne devi scegliere Quattro. quattro. Cosa vuol dire compresa me? Sei tu che Io scegli? sono una. Io me stessa mi scelgo. Non è il Grande Fratello. No, al Grande Fratello non ti puoi scegliere da solo. Allora, scelgo mia mamma, mio marito, il cane, il mio cagnetto, e la mia amica Lady Love. Va bene? Va bene. Chi è? Che vuoi scegliere qualcun altro? Tu vuoi portarne altri quattro? Io no, Sei io non porto nessuno. a posto tu. Sì? Siamo arrivati Allora, alla fine? sì, 21esima, l'ultima domanda. Se alla fine della tua vita ti trovassi davanti la persona che potresti essere, ti ritieni soddisfatta di come sei diventata? Il problema di questa domanda si pone non è come siamo diventati noi per la nostra scelta, ok? Il problema, noi siamo a volte siamo così anche per situazioni della vita. Adesso sono seria, vedete come cambia il tono di voce. Però, tutto sommato, col vissuto, con i problemi, con le gioie che ho avuto nella vita, che mi hanno insegnato a crescere, a vivere. Io sono soddisfatta di me stessa, di come sono, di come ho vissuto.
perché ho imparato tanti valori, tante cose. E sì, io mi ritengo soddisfatta di come sono. L'importante è essere brave persone, lo dico sempre, nella vita bisogna essere brave persone. E con questa domanda termina il video tag. Io taggo Rosalba Q, o si chiama Rosa, o Rossella, o Rosina, o Rosalbetta. Ma no, scherzo, raga, perché la chiamano in tutte le maniere e poi alla fine mi fanno sclerare pure a me. Taggo Rosalba Q. Mi raccomando, rispondi a tutte le domande. E che dire, raga, da chiamatemi guerriera è tutto. Adesso mi fai il caffè, visto che mi hai fatto sclerare, ma mi vuoi fare il caffè. Dai, saluta, saluta. Ciao a tutti! Ciao, raga. La volete comprare? Ciao, raga. Ma che si sta spegnendo la TV? No, ok. Ciao, raga, da chiamatemi guerriera è tutto e... Alla prossima, prossimo video, alle prossime pazzie. Ciao! E mi raccomando, un giorno senza un sorriso, un giorno perso. Ricordate sempre di sorridere e portare tanta gioia alle persone, non tristezza. Ciao!